Abbiamo toccato questa realtà virtuale, abbiamo visto delle applicazioni concrete di metaverso, di blockchain e di utilizzo nei diversi settori che sono stati toccati. Adesso vogliamo verso un mondo estremamente più concreto. Entriamo nelle fabbriche e per entrare nelle fabbriche non lo facciamo parlando di tecnologia tradizionale, ma di come le fabbriche stanno evolvendo nel concetto di smart factory, nel concetto di digital factory. Per farlo chiamiamo Riccardo Passerini, responsabile per EY di Supply Chain and Operation, che darà un suo punto di vista e poi con degli ospiti e dei video entrerà nelle fabbriche per vedere che cosa sta realmente cambiando in questo tipo di mondi. Buonasera a tutti. A me il compito di andare a introdurre il concetto della smart factory e della fabbrica digitale. E pensando a quale fosse il modo migliore per poter andare a rappresentare la fabbrica digitale, la smart factory, abbiamo pensato che probabilmente bisogna fare un minimo di pensiero su cosa è successo negli anni. Quindi prima, seconda, terza rivoluzione industriale, nel quale siamo passati attraverso ovviamente la rivoluzione della meccanica, poi dell'elettricità, poi dell'automazione, che poi ha portato alla quarta rivoluzione industriale, quindi ad oggi, nella superconnessione, quindi nella fabbrica connessa, nel mondo della iperconnessione punto a punto e di informazioni che si scambiano velocissimamente. Ma se è vero che la connessione è l'elemento principale della fabbrica, dell'Industry 4.0, quindi della nostra Smart Factory, quali sono degli elementi che ci hanno fatto riflettere? Un dato, 19 giorni sono quelli che servono a una nuova tecnologia per poter diventare di massa, quindi per poter essere di dominio pubblico addirittura per 50 milioni di user. Oppure l'87% dei clienti oggi hanno necessità di vivere un'esperienza seamless. Così come 75 billion sono gli oggetti connessi che oggi si prevede che si possano raggiungere nel 2025, addirittura il 75% nel 2025 saranno i digital native, quindi vuol dire persone che faranno del proprio strumento digitale la consuetudine, quindi il modo di lavorare, il modo di ragionare, il modo di interagire con l'ambiente esterno. Ma tutto ciò che cosa porta? Porta un cambiamento all'interno della fabbrica? Sì, ma porta un cambiamento, un ripensamento a tutto ciò che oggi è il modo di fare azienda. Pensate che il 90% delle Fortune 500, quindi delle aziende di rilievo, quindi le aziende più importanti al mondo, sono scomparse al 1955, così come il 50% sono scomparse dal 2000. Quindi vuol dire che il panorama industriale, il panorama delle aziende è veramente cambiato significativamente. Ma invece i progetti di Industry 4.0, piuttosto che le fabbriche digitali, il 50% delle aziende italiane oggi fanno dell'Industry 4.0 e della fabbrica digitale veramente un cambiamento e una realtà. Ecco, il mondo è cambiato ed è soggetto oggi più che mai a delle forze esterne che spingono l'innovazione, che spingono il cambiamento. Pensiamo al consumatore, così come i clienti per un'azienda che si rapporta in B2B, in business to business con altre aziende, come vivono il cambiamento e come cercano di utilizzare l'asset digitale per avvantaggiarsi. Ecco, cercano di interpretare le abitudini del consumatore, cercano di interpretare che cosa il cliente desidera da te con un andamento della domanda, un andamento, una fluttuazione di ciò che desiderano, che è quanto più isterico possibile, dovuto ovviamente ad altre forze e dovuto ad esempio ai cambiamenti di mercato. Ecco, macro incertezza economica che mi porta a ripensare il modo di fare azienda, magari a inventarsi nuovi modelli di business, cercando ovviamente di mantenere, come sempre, il giusto livello di profittabilità e cercando ovviamente di contenere l'aumento dei costi, l'effetto inflattivo, l'andamento dell'energia e andando a calibrare il consumo dell'energia in funzione ovviamente del costo, che rappresenta oggi una delle tematiche. Così come l'aspetto people. Poi parleremo con i nostri panelist di come le competenze e quindi i professionisti, i nostri talenti che sono all'interno delle aziende hanno la necessità di vivere il cambiamento. Perché oggi un professionista all'interno dell'azienda è colui che vuole vivere l'azienda e deve vivere con nuovi strumenti, gli strumenti digitali che l'azienda deve ed è un obbligo mettergli a disposizione.
E da ultimo, ovviamente, la competitività e l'agilità che ogni azienda deve dimostrare di avere per poter vivere nel mercato, per non essere una tra quelle aziende, ovviamente, che è destinata ovviamente a scomparire nel breve. Quali sono sostanzialmente le sfide che le aziende oggi si pongono di dover affrontare e vincere? Beh, la prima, complessità. Oggi un prodotto viene innovato più che mai, viene ripensato. Nelle aziende consumer goods si parla di innovation, di renovation continua, ha un ciclo di entrata e uscita del mercato quanto più veloce è l'abitudine del consumatore, così come la domanda del consumatore, così come la pressione sui costi e le materie prime che mi portano a ripensare il concetto di prodotto e così a ripensare anche il mio modo di far fabbrica, le mie linee produttive. Le linee produttive che devono essere quanto più connesse, poi parleremo di data driven supply chain, quanto più connesse tra l'esigenza del consumatore e poi la schedulazione delle linee in fondo alla fabbrica. Con le esigenze ovviamente del regolatorio e di qualità che sono sempre più stringenti, talent war, difficoltà a portare in azienda talenti, i migliori talenti e di trattenerli all'interno dell'azienda, tenendo ovviamente sempre viva la voglia di imparare e sempre viva la voglia e la passione nel poter fare aziende e rimanere poi all'interno delle fabbriche. Ecco, la tecnologia ormai è un enabler che mi permette di produrre in maniera connessa e mi produrre di poter andare a seguire l'andamento del mercato. Quindi non essere più la supply chain a guidare il business nel rendere a disposizione un prodotto, ma farsi guidare dal mercato ed essere quanto più flessibile e reliable possibile. Oggi le tecnologie sono veramente tra le più disparate, solo qualche esempio, il monitoraggio in real time con soluzioni, ad esempio Mass Cloud, che ci permettono di essere costantemente informati di cosa succede sulle linee, quindi di monitorare le losses, di monitorare gli scarti, di cercare ovviamente di mantenere alte le performance dell'azienda, le performance della fabbrica, veicoli autonomi, piuttosto che l'additive manufacturing, piuttosto che la realtà virtuale, insomma sono tanti gli oggetti tecnologici che oggi hanno cambiato la faccia della fabbrica. La fabbrica è oggi un contesto nel quale si fa innovazione, si vive innovazione, si prototipa l'innovazione, la nuova tecnologia. Quindi le aziende si pongono il problema di disegnarla la smart factory, disegnarla la fabbrica digitale, e abbiamo pensato a 5 elementi che sono più di altri importanti e rilevanti nell'andare a determinare la smart factory consistenza che possa funzionare e avere successo nel contesto competitivo. Il primo, cercare di avere una flessibilità dei flussi fisici. Il secondo, di cercare di scambiare quanto più possibile in real time o near real time le informazioni in modo tale da rendere fruibile tutto l'ecosistema e quindi tutta la value chain dell'azienda. La terza, cercare di ridurre la complessità analizzando e interpretando i dati che ora sono fruibili tramite la sensoristica. Reattività ai cambiamenti di mercato e ovviamente la sicurezza. Sicurezza che è uno degli argomenti che sono nelle posizioni più alte delle aziende, degli amministratori delegati e direttori operation. Quindi una smart factory oggi, almeno dal nostro osservatorio, si fonda su 3 pilastri principali. Il primo è quello delle applicazioni, del mondo dei dati, è quello delle applicazioni che permettono di poter andare a utilizzare il dato per interpretare dei fenomeni, nel capire se una linea va in deriva produttiva e sta scartando più di quanto dovrebbe, ecco, lo si fa tramite i dati delle applicazioni che le interpretano. Secondo, la tecnologia, l'infrastruttura, l'automazione, che è un'automazione legata ovviamente alle applicazioni che ne permettono di monitorare l'esecuzione. E da ultimo, ma non ultimo, le persone, quindi il People 4.0, come lo chiameremo dopo, che è ciò che ci permette di poter dare alle persone tutti gli strumenti per poter vivere la digitalizzazione. Quindi si parla di demand driven supply chain, a noi piace chiamarlo smart factory, no? Smart, il termine inglese dice furbo, flessibile, entusiasmante dal mio punto di vista, che si declina in tutte le accezioni, l'accezione di qualità, l'accezione di materiale, l'accezione di studio della domanda e di monitoraggio delle linee, perseguendo il concetto che secondo me non può andare mai in deroga, che è il valore che viene generato all'interno della fabbrica durante una trasformazione o durante la produzione di un servizio. Valore nell'andare a garantire il livello di servizio nei confronti dei clienti, valore vuol dire andare a ridurre gli sprechi, piuttosto che a ridurre gli interventi manutentivi, piuttosto che a rendere quanto più possibile la produzione semplice per gli operatori di linea,
valore nell'andare a garantire gli standard di sostenibilità che oggi sono l'imperativo all'interno delle fabbriche della trasformazione. Ecco, parlavo di people, quindi se passo dallo show floor alla strategia, quando parlo di people io devo considerare gli equipment, quindi smart device che mi permettono di dare alla persona, al professionista, di dare gli elementi per interpretare cosa succede sulla linea. Agilità dell'organizzazione, schedulazione, reinterpretazione di come io mi devo comportare all'interno della fabbrica, andando a rivedere in funzione della domanda che abbiamo detto che fluttua, come io devo andare a interagire con la macchina. Skill, non è detto che le competenze, gli skill delle persone che erano attuali probabilmente 2 anni fa siano le stesse che mi permettono di mettere nella propria zona di comfort l'operatore e i nostri talenti nel poter andare a condurre le linee di produzione. E quindi change management e strategia, come portare le competenze dal 3.0 al 4.0 e fare in modo che l'asset digitale sia veramente l'asset che gli permette di garantire la giusta competitività nello svolgere le proprie attività. Quindi concludo dicendo quali sono i fattori di successo che mi permettono di poter creare una smart factory e continuare ad innovarla, è quella di lavorare con un ecosistema di player, dai fornitori ai fornitori di servizi, di tecnologie, di applicazioni, di sistemi di dati. Cercare di utilizzare i dati più possibile, quindi prendere la sensoristica, ha abbassato terribilmente il proprio costo, quindi è più accessibile nella digitalizzazione della linea della fabbrica e mi permette di avere tanti dati a disposizione, quindi iniziare a ragionare in maniera un po' più data driven nella presa delle decisioni, cercando di mantenere però sempre l'excellence ed essere lean, l'essere semplice, l'essere facile, cose che i digital asset ci permettono di fare sicuramente meglio di come facevamo prima. Grazie a tutti.